Alessandro, allora volge al termine la quarta edizione del trofeo Memorial Maurizio Ferrara. Si giunge al termine, è stato un bel torneo, diverse individualità importanti, poi hanno vinto due che avevano perso le ultime edizioni e questa volta ce l'hanno fatta. Sì, i vincitori Marcello Lanciano e Andrea Ludovico al terzo tentativo dopo aver perso due finali consecutive sono riusciti a aggiudicarsi il torneo, quindi sono contento perché loro ci tengono sempre a partecipare. Tante individualità giovani, no? Due sono arrivati in finale, hanno fatto di tutto per vincere, sono arrabbiatissimi per aver perso, però insomma è questo lo spirito giusto. Sì, i nostri due piccoli di casa, Daniele Donato e Andrea Rotundo, che sono allenati dal nostro maestro Davide Astorino, che è il maestro che fa scuola tennis qui nel centro sportivo, che è riuscito a farli arrivare a un livello che, come avete potuto vedere, due ragazzini di 13 e 16 anni hanno avuto modo di competere con giocatori esperti come Marcello e Andrea, quindi un plauso sia ai ragazzini anche al loro maestro, anche a Davide. Defibrillatore che insomma al termine di questo torneo ogni anno tu consegni ad un'amministrazione differente, quest'anno è andata a Soverato, che verrà sistemato, collocato sul lungomare nell'area fitness, di conseguenza sarà veramente di grandissima utilità per gli sportivi. Sì, l'intento di questo trofeo è quello di riuscire a cardioproteggere il nostro territorio, che in realtà da questo punto di vista è un po' carente. Quest'anno, come hai Soverato, ho appreso anch'io in questo momento l'intenzione di collocarlo nell'area fitness sul lungomare, quindi penso che sia ideale come collocazione, quindi ci adopereremo nei prossimi mesi per provvedere all'installazione. Arrivederci al prossimo anno. Sì, sicuramente il prossimo anno continueremo. È un mini compleanno importante, sarà il quinto anno. Sì, sì, questo è il quinto anno che provvederemo anche a organizzare il torneo. Ci tengo a ringraziare anche tutti gli sponsor che ci hanno dato la possibilità di organizzarlo, perché io l'acquisto del defibrillatore avviene anche grazie a loro, quindi non solo alle iscrizioni dei partecipanti, ma anche Calabria Economia, Imperium, Blue Moon di Montepone, che ci aiutano da anni nell'iniziativa, quindi devo ringraziarli sinceramente. Devo ringraziare anche Massimo Sirelli per la donazione delle litografie che ha fatto per i primi classificati, quindi sicuramente ci vediamo il prossimo anno con qualche novità. Ok, Marcello Lanciano e Andrea Ludovico, finalmente, insomma, dopo due finali perse, è stata la volta buona. Sì, finalmente, è vero. Dopo due finali perse, quest'anno ce l'abbiamo fatta, è cambiata anche la location, siamo venuti a giocare qui al Circolo Fero, il circolo dove Alessandro è uno dei soci, quindi è stato forse ancora più bello vincere in casa di Alessandro, che ci ospita sempre ogni anno. Marcello, dal calcetto al tennis... Sì, abbiamo abbandonato il calcio a 5 già da parecchi anni e adesso da un po' che gioco a tennis, giocavo anche da ragazzino, che è lo sport che potrebbe accompagnarmi fino alla vecchiaia. Si gioca in due e quindi ce l'abbiamo fatta al terzo anno consecutivo, io lo dovevo ad Alessandro, al papà Maurizio, a cui è dedicato il memoria, che era un mio amico, ricordo. Fratello di Maurizio con Andrea, quindi a casa sua, sin da ragazzi, e quindi me lo ricordo
una persona splendida, e Alessandro l'ho visto anche crescere. Certo, lo conoscevo non direttamente, ma conoscevo Andrea, conosco Andrea il fratello, e poi con Alessandro siamo diventati amici già da più di 4-5 anni, quindi vengo qui sempre con assoluto piacere. Sindaco Vacca, un defibrillatore per voi nel comune di Soverato, che posizionerete nell'area fitness del lungomare? Sì, ci tenevo tanto ad essere stasera qua proprio nella memoria di Maurizio Ferrara, che oltre ad essere, diciamo, importante sotto l'aspetto sportivo, è anche importante sotto l'aspetto sociale. Infatti la donazione di un defibrillatore alla città di Soverato è uno strumento che può salvare qualche vita. Noi siamo la quarta cittadina, quindi 4 città sono dotate di questo defibrillatore, e noi proprio pochi giorni fa abbiamo completato la realizzazione di un'area fitness sul lungomare, e lo collocheremo proprio all'interno di quest'area fitness.